San Siro il Milan cerca il suo quarto successo consecutivo per continuare la caccia all'Inter. 23esimo angolo di Beckham, la sforbiciata di Ronaldinho, bravo, consigli in due tempi. 30esimo minuto di gioco, però il Milan passa in vantaggio. Gran lancio di Beckham a tagliare 40 metri destra-sinistra, pallone per Ronaldinho che va a centrarsi, il colpo di tacco da parte di Ronaldinho a cercare l'inserimento di Ambrosini. Ambrosini dentro l'area di rigore, traversone che viene deviato, palla per Pato, conclusione con il destro, consigli commette un errore, palla sul palo e poi in rete. Il vantaggio del Milan al 30esimo, il gol numero 11 in campionato di Alexandre Pato, il gol numero 35 in Serie A per lui, e dunque Milan che si porta sull'1-0. Milan che poi al 42esimo si porta invece sul 2-0, ancora Ronaldinho, guardate cosa fa Ronaldinho, mette un pallone d'oro dentro l'area di rigore, posizione regolare per Pato che salta così consigli, ma poi è anche fortunato sul rimpallo perché Manfredini gli scaraventa il pallone addosso che poi termina la sua corsa in rete. Dunque 2-0 Milan al termine del primo tempo, gol numero 12 in campionato e 36esimo in Serie A per quanto riguarda Pato e assist numero 15 per Ronaldinho. Nella ripresa all'11esimo l'opportunità dell'Atalanta con Valdés che vince un rimpallo con Bonera, limite dell'area di rigore, scaraventa questo esterno destro vincente, riapre la partita per Jaime Valdés, il quarto gol in campionato, l'ottavo in Serie A all'11esimo della ripresa. Dunque si riapre la partita a San Siro tra Milan e Atalanta, risultato sul 2-1. Poi però arriva la rete del 3-1 del Milan, Bonera, pallone ancora con Pato dentro l'area di rigore, interviene prima Manfredini e poi successivamente Bellini, e calcio di rigore per Banti di Livorno, dunque penalty che viene affidato per questo intervento commesso dai due difensori dell'Atalanta. Va sul dischetto Ronaldinho, è pronto per battere, per mettere il sigillo sul 3-1 del Milan. Parte Ronaldinho, la sua conclusione, rigore sbagliato, anzi parato da Consigli, poi arriva Borriello e firma la rete del 3-1 per Marco Borriello, è il gol numero 9 in questo campionato, il 40esimo in Serie A. Sbaglia per la terza volta in questo campionato un rigore Ronaldinho, ma ci pensa Borriello a portare il risultato sul 3-1 nel finale. Il Milan rischia di dilagare, ma nel finale il Milan subisce una perdita importante perché si infortuna così, in questo modo Alexandre Pato entra dentro in campo. A questo punto abbatte l'infortunio di Pato, è un infortunio pesante anche in vista dei prossimi impegni. Milan sempre a meno 4 dall'Inter, ma a più 3 sulla Roma per l'Atalanta. 15esima sconfitta in campionato, finisce Milan-Atalanta 3-1.